Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Ancora un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Attesa ora la sentenza UEFA sulle sorti del Milan, che legano inevitabilmente anche il destino viola per la prossima stagione. Ma i piani della Fiorentina sono già chiari e prescindono dalle scelte di Nyon. Nel caso in cui i rossoneri fossero estromessi dall'Europa League, si innescherebbe il cosiddetto effetto domino. Atalanta subita ai gironi e viola ripescati al secondo turno preliminare. Non è automatico, tuttavia, che gli avversari formato europeo siano le due formazioni sorteggiate mercoledì scorso, ovvero i bosniaci del Sarajevo e gli armeni del Banans. La UEFA, infatti, si prenderà un po' di tempo per stabilire in via definitiva se viola si aggiudicheranno il posto della Dea oppure se sarà preso in considerazione un nuovo abbinamento. Capitolo ex, clamoroso in casa Sporting Lisbona, dove Siniša Mihajlović sarebbe vicinissimo all'esonero dal club, dopo essere stato ufficializzato 8 giorni fa. Mihajlović aveva firmato un triennale, ma in quest'ora lo Sporting cercherà una soluzione per annullare il contratto, anche se i motivi non sono ancora stati resi noti. Per fiorentina1.com, Gianmarco Fusi. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com. La voce del tifoso viola.